I carabinieri del Comando Provinciale di Lucca hanno celebrato il 205° anniversario della fondazione dell'arma nel piazzale di Cortile degli Svizzeri, davanti alla caserma che li ospita a Lucca dal 16 gennaio 1860. Alla cerimonia hanno preso parte i sindaci dei comuni della provincia, oltre tra gli altri al procuratore Pietro Sucan, al presidente del tribunale Valentino Pezzuti e al prefetto di Lucca Leopoldo Falco. L'anniversario è stato l'occasione per il comandante provinciale Giuseppe Arcidiacono per stilare un bilancio dell'attività del 2018 che ha visto i militari eseguire 386 arresti e 2300 denunce. Assolutamente sì, possiamo essere più che soddisfatti. Il merito va a tutti i carabinieri della territoriale e delle specialità che hanno dedicato non poche risorse nel decorso anno e anche quest'anno nei primi 5 mesi per raggiungere risultati di livello. Recentemente anche il Viminale, come voi avete letto, come la gente ha letto, ha diramato una nota nella quale vede Lucca in notevole posizione di decremento di fatti delittuosi e di notevole incremento dell'attività operativa e repressiva. Al termine della cerimonia sono stati conferiti riconoscimenti al personale che si è distinto in servizio, oltre alla premiazione degli studenti che hanno partecipato al progetto contro il bullismo e il cyberbullismo.